Professore Bobbio, se la democrazia fosse inflazionata nella realtà, così come lo è come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale, ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle, dei Soviet di Lenin, c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Ecco, prima di addentrarci in questa discussione sulla democrazia, possiamo dare una definizione minima ma precisa di questo termine? Ma io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima di democrazia, ma sia necessario. Perché se vogliamo metterci d'accordo quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo essere tutti d'accordo. Ora, io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale, vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere le decisioni collettive. Primo, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è. Ecco, quindi sia che si tratti di decidere di un condominio che si tratti di decidere di una legge dello Stato... Ha detto benissimo, un'associazione. Qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si pigliano decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcuni, anche da uno solo, l'importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole. Ecco, quando lei dice queste cose mi viene in mente che se effettivamente nel mondo esistono alcuni, forse neanche troppi, stati democratici, all'interno anche di questi stati democratici, penso a tutti gli apparati della produzione, gli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole alle caserme, eccetera. Ecco, io non ci ritrovo molte delle due... Lei ha praticamente ragione. Qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che... La democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore una società democratica dovrebbe essere democratica, cioè dovrebbe avere queste regole, funzionamento e democrazia, nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà nella maggior parte delle democrazie non è avvenuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire questa estensione delle regole democratiche? È la fabbrica. Nella fabbrica in realtà non esiste all'interno della fabbrica un regime democratico. Vale dire, le decisioni vengono prese da una parte sola. Dall'altra parte c'è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese da tutte le parti che sono in gioco in quel centro di potere. Quindi diciamo, lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione della propria vita produttiva? Ma cioè... io credo che questo sia l'ideale limite della democrazia. Però nello stesso tempo osservo che ci sono molti luoghi in cui le regole della democrazia sono state istituite, ma non vengono osservate. Per esempio? Per esempio nei partiti, all'interno dei partiti. I partiti sono associazioni che hanno delle regole democratiche per le decisioni collettive nell'ambito dei partiti. Noi sappiamo benissimo che la democrazia dei partiti è molto, molto scarsa, molto limitata, direi la stessa cosa per i sindacati.